L'identikit del consulente finanziario indipendente perfetto. Com'è il consulente indipendente perfetto? Lo scopriamo nel video di oggi. Via! Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle competenze che deve avere, anzi le qualità che deve avere un consulente finanziario indipendente per poter aiutare al meglio il cliente. Un po' vi dico quelle che sono venute fuori dalla nostra esperienza, perché insomma abbiamo già più di 60 consulenti finanziari indipendenti nella Invest SCF, ne abbiamo formati più di 400 nel corso di questi anni, abbiamo avuto più di 1100 clienti, anzi abbiamo più di 1100 clienti, poi crescono sempre di più, scusate ma devo sempre aumentare perché crescono in questi anni soddisfatti, quindi insomma un po' di esperienza l'abbiamo fatta. In più ho preso un'indagine dove hanno intervistato diversi risparmiatori e gli hanno chiesto appunto quali qualità dovesse avere il proprio, dovrebbero avere i consulenti quando si tratta della gestione dei risparmi, e sono venute fuori delle cose, delle qualità interessanti. Quindi insomma andiamo a vedere questa doppia intervista dei risparmiatori, i risultati dell'intervista dei risparmiatori più nostra esperienza, vediamo quello che esce fuori, così capite che qualità dovete avere per svolgere questo lavoro. È importante perché tante volte uno le sottovaluta, no? Le qualità che ci vogliono per fare un lavoro. E ad esempio, se siamo delle persone, no? Il consulente finanziario indipendente è per definizione una persona che parla con altre persone. Se noi siamo persone che non ci piace parlare con le altre persone, che ci piace stare chiusi dentro una stanza a stare davanti al computer, magari facciamoci due domande, perché sì, per carità, possiamo provare, ma probabile che, a meno che non scatti proprio la scintilla che può sempre scattare, insomma potrebbe essere difficile fare un lavoro di questo tipo. Quindi il video di oggi è veramente molto importante per chi vuol diventare consulente finanziario indipendente. Se ancora non vi siete iscritti al gruppo Telegram gratuito 100k in 3 anni partendo da zero con la professione del consulente finanziario indipendente, è gravissimo, dovete farlo subito. Qui sotto in descrizione c'è il link, ci cliccate, entrate gratis nel gruppo Telegram e vi fate una mangiata di contenuti sulla consulenza finanziaria indipendente che rischiate di fare indigestione. Portatevi carta e penna perché dovete prendere appunti che non finiscono più, perché ne diamo veramente tanti di contenuti e soprattutto potete fare domande a me, a Danilo, agli altri consulenti della Invest SCF, interagire con altri studenti. Rispondiamo con audiomessaggi, videomessaggi, messaggi testuali, chi più ne ha più ne metta. Sotto in descrizione c'è il link, entrate subito che l'iniziativa dura 4 settimane ancora, quindi stiamo entrando nel vivo, stiamo entrando. Ok, iniziamo. Dote numero uno che deve avere un consulente finanziario indipendente, secondo me, più che secondo me, questo è un dato di fatto, sono le capacità relazionali. Dobbiamo saperci relazionare con le persone. Se non ci piace parlare con le persone e ogni volta che dobbiamo alzare il telefono ci pesa la mano, oddio devo parlare adesso ci devo telefonare, non c'ho voglia di telefonare, non mi va, no, poi mi dice no. Fermi tutti, c'è qualcosa che non va. Il consulente parla con le persone in continuazione, perché è un supporto continuo tra chi gli fa l'analisi iniziale, a chi gli fa le call conoscitive iniziali e le reportistiche e i monitoraggi e le semplici telefonate, i semplici incontri. State sempre a parlare con le persone, o al telefono o di persona oppure nelle video call. Quindi dote principale: saper relazionarsi con il cliente. Dopodiché sicuramente dovremmo avere delle doti commerciali. Perché il lavoro del consulente è comunque un lavoro tra virgolette da commerciale. Voi immaginate, per spiegarvi bene questo passo, voi immaginate se provate a non fare i commerciali, cioè non essere commerciali, fare consulenti senza essere commerciali. Lo sento dire: no, ma io non sono commerciale, io mica faccio il commerciale. Vai, parla con un potenziale cliente senza fare il commerciale. Stai zitto. Un potenziale cliente, cioè quando hai di fronte un potenziale cliente, tu stai vendendo te stesso, il tuo servizio, stai vendendo quello che puoi fare al cliente per aiutarlo, i benefici del tuo servizio, anzi stai vendendo in quel momento, che risolvono i problemi del cliente, gli danno dei benefici per i quali il cliente è disposto a pagare. E se tu questo non lo fai, il cliente va da un altro. Quindi il consulente deve essere, o lavorate per noi, o lavorate da soli, o lavorate per altre SCF, dovete essere per forza anche dei commerciali. Comunque conoscere la parte commerciale, che non c'è niente di male. In Italia sembra, oh, no, ma io no, io non vendo. No. E allora rimani disoccupato.
se sei il consulente e non vendi, rimani disoccupato. Come fai a far capire al cliente che puoi aiutarlo? Devi imparare chiaramente come si fa, deve fare la televendita, ma devi sapere quello che devi fare, quando stai in trattativa iniziale, gestire le obiezioni, gestire la chiusura del contratto, gestire i rinnovi, gestire i potenziali referral del cliente, sapere quando chiedergli referenze, quando no. Queste cose qui vanno fatte, anche perché poi il mantenimento del cliente, anche lì è commerciale, perché se non sapete fare la parte commerciale, poi il cliente, se per sbaglio doveste prenderlo, poi non rinnova. E perché deve rinnovare? Se voi non siete stato in grado di far bene la parte commerciale, va da un altro, va. Ok? Quindi la parte commerciale uno la deve saper per forza fare. Quindi relazionale, commerciale. Poi diciamo sicuramente competenze tecniche, perché poi lì entrano in gioco le competenze tecniche. Non dovete essere dei gestori, intanto, perché lì ci sono lì fuori i consulenti a pieno di persone che soffrono di disturbi della personalità. Cioè, credono di essere dei Warren Buffett, gestori, Gordon Gekko della finanza. No, calma, tigri. Cioè, buoni. Buoni tutti quanti, ma chi ve credete di essere? Cioè, siete dei consulenti, non siete dei Warren Buffett. Ma non per sminuire il consulente, perché sono due lavori diversi. È come se uno dice, no, guarda, faccio il medico, però sogno di essere un avvocato. O fai il medico o fai l'avvocato. Non è, attenzione, il messaggio è importante, non è uno meglio dell'altro. È semplicemente, sono due cose diverse. Se io faccio l'avvocato, non posso dire, sono iscritto nell'albo degli avvocati, però quando parlo con i clienti gli dico che faccio il commercialista. Se è avvocato poi fa il commercialista. Oppure siete medici, però parlate col cliente, no guarda, allora però sulla dichiarazione dei redditi il 7.30 devi fare, sei medico. Ognuno ha il lavoro suo. In finanza invece questa cosa qua non l'hanno ancora capita, cioè non hanno ancora capito come si fa, cioè ne sanno talmente poco del lavoro che fanno che ancora non hanno capito che lavoro fanno, ok? Ed è gravissimo, è veramente grave. Il consulente parla con le persone, chiaramente deve avere delle basi tecniche, ma parla con le persone. Il consulente non è un gestore, non è uno stock picker, non è un bond picker, non è un certificate picker. No, perché poi tanti, ma io voglio selezionare le azioni. No, tu fai il consulente, non selezioni le azioni. Le azioni le seleziona l'analista, le seleziona il gestore, quelli che stanno dentro i fondi, dentro gli ETF, negli uffici studi. Tu fai un altro lavoro. Ti piace fare selezione di azioni? Va bene. Fai un altro master, diventa analista, diventa gestore, è un altro lavoro. Ti piace parlare con le persone, fai il consulente, va bene? Quindi il consulente chiaramente deve sapere le leggi in materia di intermediari finanziari, diritto tributario, cioè ci stanno tanti. Deve sapere le leggi, deve sapere sicuramente le basi della finanza, non deve essere un luminare della finanza, non deve essere laureato in economia, ma deve conoscere i principi base della finanza per fare pianificazione finanziaria, pianificazione previdenziale, successoria, assicurativa e tutti quei servizi che, di cui ti ho parlato nel video precedente, che vattene a rivedere, che si imparano, non si imparano in 15 anni, si imparano in 6 mesi di studio, a patto di fare un percorso fatto bene che ve lo spiega, vi spiega realmente le cose importanti, perché io vi potrei fare anche un corso, un master di 7 anni in finanza, ci mettiamo là e parliamo 7 anni di cazzate, cioè di cose più che cazzate, di cose inutili. E allora qui si fa questo, qui si sa, contempliamo l'inutilità che non vi servono poi. No, allora noi andiamo 6 mesi a imparare cose che ci servono realmente per fare il consulente. Va bene? Questo quindi bisogna avere, in questo caso, competenze finanziarie, come detto, previdenziali, successorie, assicurative, un minimo immobiliare, su finanziamenti, queste cose qui, per poter indirizzare quantomeno il cliente a prendere decisioni corrette. Vista la parte anche tecnica, non servono lauree in economia. Andiamo a vedere l'intervista che hanno fatto a questi risparmiatori e che altre qualità hanno tirato fuori. Il 40.8%, quindi 41%, quasi la metà, ha detto che il consulente, il proprio consulente, deve essere chiaro. Ossia espone in modo semplice rischi e opportunità degli investimenti che propone. Quindi la chiarezza, essere chiari nel parlare, è fondamentale. Poi essere chiari, la chiarezza dipende da
le competenze, le conoscenze. A noi tanti, la maggior parte delle persone ci riconoscono di essere estremamente chiari, estremamente semplici quando parliamo. Attenzione al fatto di essere chiari e semplici, non è che siamo banali, che non sappiamo le cose. Vengono da una preparazione di fondo estremamente importante che ci permette di semplificare e parlare in maniera più chiara possibile. Questo chiaramente lo imparate, la chiarezza espositiva la imparate anche strada facendo, acquisendo più competenze acquisite. Poi se studiate con noi ci vedete come insegniamo, quindi acquisite anche indirettamente il modo di parlare e automaticamente imparate ad essere molto più chiari nell'esposizione, a toccare i temi nel modo giusto, che aiutano le persone a capire, perché le persone che capiscono poi prendono decisioni ovviamente molto più consapevoli. Nella finanza, vecchio stampo, c'è questo detto: se non riesci a convincerli, confondili. Tu dici, io la prima volta che l'ho sentito sono rimasto agghiacciato da una roba del genere, però nel sottobosco finanziario della vecchia finanza tradizionale girano queste massime. Cioè, se non li convinci, confondili, perché il cliente oddio, l'ha confuso, non capisco, sì vabbè, fai tu perché non capisco. No, al contrario, più siete chiari, più capisce il cliente e più è consapevole di quello che sta facendo e più lo aiutate. 39.5%, quindi ancora qui siamo poco sotto il 50%, lo vuole competente, quindi che sa di cosa parla ed espone le varie possibilità. Parate le competenze tecniche, finanziarie. Attenzione, non dovete parlare il linguaggio tecnico, dovete essere competenti parlando in maniera chiara e semplice. Quindi non dovete stare lì, no, ma il TRES del VAR, del geolocalizzazione geometrica converge per il doppio minimo, del doppio massimo, del test spalle, del momentum. No, non è questo. Dovete essere chiari, cioè competenti ma chiari. 24% dice che deve essere attento alle sue esigenze, quindi vogliono delle persone, come poi mi riaggancio all'inizio, no? Che la parte relazionale deve essere aperto a comprendere. Tante volte, molte volte ci troviamo lì quando parliamo con le persone che siamo lì per parlare, non per ascoltare. Invece il consulente deve parlare per ascoltare, deve ascoltare il cliente per capire davvero le sue esigenze. E questo non è semplice, chiaramente non è per tutti, lo si può imparare, ma dobbiamo ascoltare, perché altrimenti non possiamo proporre soluzioni adatte alle loro esigenze. Dobbiamo sempre partire dal cliente e per partire dal cliente dobbiamo ascoltare quello che ci sta dicendo. Se non lo ascoltiamo, e tanti sottovalutano questo, non andiamo da nessuna parte. 21.7, quindi poi tanti mi chiedono ma l'esperienza, poi il cliente se vede che ho appena iniziato non mi dà fiducia. Il 21.7, quindi 1 su 5, dice che deve avere esperienze, perché l'esperienza trasmette sicurezza. 21%, poco. L'esperienza, poco. Poi è chiaro che più ne avete meglio è, ma attenzione che anche il più grande esperto, anche a noi ci danno, siamo indubbiamente esperti del tema finanziario, ma anche noi siamo partiti da zero. Anche per noi c'è stato l'anno zero. Quindi l'anno zero c'è per tutti. Dobbiamo iniziare. Attenzione, vedete che comunque l'esperienza è il 21%. Quindi comunque è abbastanza contenuto. 20% dice vigile, non il vigile della strada, ma deve essere vigile, attento a quel che accade e che tutte le varie ricadute sugli investimenti. Questa qui la smontiamo subito, perché deve essere vigile su che cosa? Cioè non è che, perché tante persone erroneamente credono che il consulente sia il mago che sta lì, no, ti faccio vendere sui massimi e comprare sui minimi. Va bene, vigili sì, però aggiornare il cliente: guarda, il mercato fa meno 10, stai sereno che è tutto a posto. Guarda, il mercato fa più 70%, no, non devi andare a leva, devi rimanere composto, ok? 15% infine deve essere pronto e reattivo, sa intervenire in maniera tempestiva e rapida quando occorre. Anche là basta monitoraggio, monitora e fa ribilanciamento periodico quando serve, e altrimenti non serve fare niente, no? Ecco, vediamo, quindi abbiamo visto quelle competenze, quelle qualità che ricerca il mercato, che ricercano i risparmiatori su un consulente finanziario, che insomma un po' rivengono anche, si collegano con quelle che abbiamo individuato noi, altre però meno importanti, insomma hanno aggiunto qualcosina. Voi le avete queste qualità? Non le avete? Fatecelo un po' sapere. Siete più da ufficio studi, quindi analisi davanti al computer, stare lì davanti al computer e non parlare con nessuno, o
mi piace parlare con le persone e uscire, prendere caffè, pranzo, cena col cliente, aiutarlo, relazionarvi con le persone, ascoltare le persone, aiutare le persone, soddisfare le esigenze delle persone, risolvere i problemi delle persone. Scrivetecelo qui sotto nei commenti nel gruppo Telegram. Venite nel gruppo Telegram gratuito, il link è sotto in descrizione, e parliamo di questo, ne dibattiamo, e sia io che Danilo che gli altri consulenti vi diremo anche la nostra e ascolteremo insomma quelle che sono le vostre domande, i vostri dubbi. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto cliccando sul tasto col pollicione all'insù, condividetelo perché tante persone potrebbero non saperlo, iscrivetevi anche al canale e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo contenuto sulla consulenza finanziaria indipendente. Ciao ragazzi!